sundu mangi wo peputom Africa. Ñu bokku xalat bokku kiss kiss bokku ye sans frontière bon laisse nous am am tiliké wara tuñu nangu kin ñew di ñu feul bul ci téréw fokk ne la fa nek yow ya ko mo nit bu deugur da la wara fekk nga bëgg sereew té sakku dimbal dimbal ne ca fekk loxol borom we Africa jant mi fenke waw ñu la fekk jo ak sa jumtu kay becc bi gaaw non ñett dubé té ñaar mën ké no waw ci mi sore na té metti na ñu ko waaja bodul no pexat lañu defon ma sokol do tul ñetti do do xat lu dul fento suma señor Afrika ben nit mo kay jité ñu bolé suñu xalat ak suñu doole joko ma ñu di frontière ta kay yu di ben ñepp ki sé change your thinking walk together keep on walking Cheikh Ante Diop e dal segno di Ubuntu, la nostra comune umanità, che vorrei darvi il benvenuto a ciascuno di voi. Questo Vado in Africa Meetup nella splendida cornice di Open Milano, che ringrazio. Per chi di voi ancora non mi conoscesse, sono Martino Ghielmi e sono il motivo per cui questa community, che è ben più grande della mia modesta persona, è nata un paio d'anni fa come blog. Io ero reduce da una decina d'anni tra cooperazione, consulenza aziendale e università di lavoro con diversi paesi africani, dal Kenya al Senegal, una decina. E riscontravo ogni giorno le stesse questioni. Tornavo a casa a fine del lavoro pensando alle stesse questioni. A quanto in Italia siamo ignoranti rispetto al continente africano. A quanti stereotipi, luoghi comuni, semplificazioni bloccano o frenano un'interazione costruttiva tra noi. E eventualmente anche a quanto siamo simili. Io credo che noi italiani siamo, tra i vari popoli e culture europee, probabilmente i più africani, i più mediterranei, i più distanti dal British o anglosassone o tedesco che sia, nel bene e nel male. Però non ce ne rendiamo conto. Perché domina appunto un discorso noi-loro, un discorso legato al aiutiamoli, puramente alla beneficenza di stampo, sembra di essere ancora appunto negli anni 50, e gli stessi imprenditori, le stesse imprese italiane sono ben lontane, a parte grandi realtà, infrastrutture, energia, ben lontane da capire quali potrebbero essere le sinergie tra noi. Quindi ho iniziato quello che era ai tempi un semplice blog, mi sono trovato abbastanza da solo, mi sono trovato a sbattere contro diciamo muri visibili o invisibili, poi ho avuto l'intuizione di aprire un gruppo Facebook. Intanto saluto chi ci sta ascoltando in diretta e ringrazio Mara per il servizio tecnico. Lui sta trasmettendo anche sulla pagina vadinafrica.com e mi ha detto che vi taggerà. Se commentate, se fate qualcosa, vi taggerà chiedendovi il permesso per pubblicare in diretta anche sul vostro profilo, quindi potenzialmente possiamo avere una reach di non so qualche milione di persone se accettate i suoi inviti. Non dovrebbero poi passare degli scam nigeriani ci abbiamo da altre parti e lui è senegalese, meno pericoloso, ecco. Come vedranno il tag? A che nome?
Vado in Africa. Ah, vado in Africa, quindi no, il Senegal non apparirà se non indirettamente. E, dicevo, mi sono trovato da solo fino a che non ho pensato di aprire un gruppo Facebook, che è lo spazio da cui è nata questa community. Ora, non so, qualcuno di voi non fa parte del gruppo Vado in Africa Network, nel caso... Ecco, se volete entrare troverete uno spazio che non sta a me dirlo, ma credo sia intelligente, più intelligente di me, preciso, che non generalizza, non si parla appunto di Africa in generale se non per il nome, ma poi dico che è fondamentale rendersi conto che l'Africa per certi versi non esiste, sono 54 paesi diversi, sono all'interno degli stessi paesi realtà molto differenti tra la capitale, le città secondarie, la campagna, le zone aride, semiaride del Kenya, dove lavora Tommaso, fondatore di Agar e primo sponsor ufficiale di un Vado in Africa Meetup, per cui chiederei un applauso, e senza... Sono gli oli essenziali made in Africa che poi ci presenterà, e comunque sono a disposizione per un test e un acquisto in anteprima italiana, penso è la prima occasione dove si possono prendere in Italia. Dico, tra le zone semiaride del Kenya, Nakuru, Mombasa e Nairobi sono quasi tre paesi differenti, e lo stesso in tanti altri contesti, quindi generalizzare è davvero stupido, e non si riesce ad avere alcuna interazione sensata parlando di un continente in generale. Bisogna andare in specifico nei contesti e soprattutto andare al di là delle sole statistiche, dati ufficiali e presentazioni dei ministeri e delle camere di commercio, che tante volte nascondono un po' quelle che sono anche le criticità, le difficoltà. E, diciamo, lo stile dell'interazione dentro la community e sul sito vadinafrica.com è quello un po' del realismo, del non nascondere i problemi, non nascondere le difficoltà, i malintesi anche culturali che tipicamente si vanno a incontrare, per appunto poterli superare e eventualmente creare dei nessi che io amo definire di senso, dove non c'è qualcuno che aiuta qualcun altro, ma dove c'è uno scambio bidirezionale che serve a entrambi, che consente a entrambi di crescere, di migliorarsi, di andare a appunto a creare quelli che sono a volte prodotti e qualità di qualità assolutamente eccellente. In questo senso poi avremo Rihanna Davids che ci parlerà di questo progetto davvero eccezionale qui a Milano di valorizzazione delle culture del design sudafricano. E anche questo è Africa a Milano, Africa in Italia, in Europa, ed è appunto uno scambio che sin dall'inizio mi sarebbe piaciuto incoraggiare. Per farla breve, ci siamo incontrati la prima volta a dicembre, alcuni di voi, chi c'era? Il primo Vado in Africa Meetup in Santeria Paladini, sicuramente Marisa, Dunia. Ecco, da dicembre a oggi ci siamo incontrati in 7 diverse città. Settimana scorsa ero a Padova, siamo stati a Dakar, poi prima a Roma. Insomma, l'idea è di portare fuori dalla rete questa interazione, in modo da potersi conoscere di persona e da poter costruire con il tempo la fiducia anche per fare cose insieme. La sfida è quella di rendere questo progetto sempre più solido e più utile a tutti. Io sono assolutamente convinto del valore della community così com'è e del dare gratuitamente valore, contatti, consigli e anche uno spazio dove farsi conoscere. La sfida che lancio oggi è quella di un gradino in più, ed è questa membership di cui dopo vi dirò i dettagli. Si chiama Vado in Africa Business Lab, ovvero un circolo riservato a chi di noi ha un progetto imprenditoriale o una mentalità imprenditoriale. Lo scopo è trovarci di persona anche in gruppi più piccoli, ad esempio già adesso a inizio ottobre con una cena riservata qui a Milano, poi nelle città dove saremo presenti faremo di avere interazione offline,
avere degli ospiti online in una community privata di alto valore, di alto profilo con cui fare rete, e perché no sfruttare quello che sarà poi l'audience complessiva del progetto per farsi conoscere, per avere uno spazio su cui far crescere i progetti di ciascuno. Non aggiungo dettagli, ve ne parlerò dopo. Inizio a chiamare i nostri primi due ospiti, che sono appunto Reyana Davids, fondatrice di Cape to Milano, un applauso. Prego. E Loris Mischiatti da Dakar, fondatore di Welcome Italy. Prima le donne, benvenuta Reyana. Grazie davvero di essere qui con noi. Innanzitutto appunto vi ricordo anche di Cape to Milano, ci sono prodotti in esposizione e in vendita, dico bene? Sì, in vendita. E di là. Niente, vuoi raccontarci un po' chi sei, cos'è questo progetto e com'è nato? Ok, Cape to Milano è nata 3 anni fa. In teoria ho preso tutta la mia esperienza di 15 anni che vivendo qui a Milano. Ho lavorato anche nel passato in quello del cinema. E così, ho messo tutti i miei viaggi tutto insieme, ho creato questa ditta perché ho visto la potenziale degli artisti di design a Milano in confronto di quella del Sudafrica. C'era tutti che mi ha chiesto che volevo vedere di più, conoscere più le culture, vedere dei oggetti di design, di colore, così. E un giorno la cosa che mi ha spinto proprio per aprire questa ditta, sono stata al Design Indaba in Sudafrica e c'era bellissimo. Sì, è bella. Mi piacerebbe organizzare un viaggio di Design Indaba con i partecipanti a Valley Africa Business Lab. Davvero? Sì, sì. Davvero. C'era una fashion designer che mi ha detto fare una trunk show a Milano. Non sapevo che cos'è una trunk show, così sono andata velocemente su Google per vedere che significa una trunk show. E ho pensato, con tutti i miei anni e viaggi che ho fatto, posso farlo, perché avevo tutti i contatti per chiamare i catering, per organizzare un grande evento, affittare tutte le attrezzature per la musica e così. E dopo un mese ho fatto il mio primo trunk show a Milano con un gran successo alla fine. Cape to Milano è nato proprio per spingere gli artisti sudafricani qui a Milano. Sì. Chiaro, e prima di aprire Cape to Milano cosa facevi? Qual è il tuo passato? Prima ho lavorato nell'industria di cinema. Anche come una stilista, è così, sì. Chiarissimo. Sì. Quindi è proprio l'abbinamento di oggi è proprio gli opposti, nel senso che passiamo dalla moda, dal design al cinema, passiamo ai trasporti, alla logistica, che però, ragazzi, sono essenziali. Cioè, tu devi far arrivare qualcosa dal Sudafrica a Milano, passerà dentro un container. Sì, esatto. Un container o un ro-ro, che è una merce che sono praticamente gomma, quindi merce su gomma. Niente, io sono Loris Mischiatti. Welcome Italy è una società che fa un'altra cosa sempre a Dakar. In questo c'è caso DS è Dakar. Okay? Perché chiedo scusa che chi ci ascolta da Dakar. Da Dakar mi dicono che mi sto vendendo diversamente, non va bene. Noi ci occupiamo di import-export e ci occupiamo di portare la merce dall'Italia al Senegal e dal Senegal all'Italia. Principalmente questo è il nostro compito, passando dalle dogane di Genova, Livorno, Roma, cioè insomma tutte le dogane d'Italia. Come è iniziato? Come sei finito in Senegal da Ierago con Orago? Siamo quasi vicini, i casi sono di tradate. Perché io già mi occupavo di automotive e
i clienti mi chiedevano sempre: no, ma come faccio a spedirlo, come faccio a spedirlo, come lo mando in Africa? L'Africa è un paese sempre un po', tutti hanno paura, ancora oggi continente. C'è una è un lapsus, è un lapsus che 9 volte su 10 succede in Italia, dire l'Africa è un paese. L'Africa è un continente? No, sai cos'è? Che purtroppo... Il Senegal è un paese. C'è un problema di fondo, e il problema è la fiducia. Certo, certo. Perché si pensa sempre che sia un problema, nella realtà non è un problema, perché comunque come mandavo la merce in Ucraina, in Polonia o non lo so, in qualunque parte del mondo lo mandavamo in Senegal, in questo caso in Gambia. La problematica, diciamo, è più del fornitore, che non ha paura per le bolle doganali, perché comunque tendenzialmente, passatemi il termine, gli africani hanno un po' questo modo di fare business un po' particolare, nel senso che una volta che il container è partito va tutto bene. Non è così, in Italia non funziona così, ci sono delle leggi, vanno seguite, vanno rispettate, e quindi dobbiamo fare le cose fatte bene. E quindi tu a un certo punto hai deciso di, diciamo, aprire una filiale dell'azienda che avevi già in Italia, a Dakar? No. Sono partiti commercializzando dei prodotti dall'Italia, pezzi di ricambio, camion, e facendo esportazione. Poi con il tempo siamo evoluti, perché comunque il territorio è difficile, abbiamo preso un po' di mazzate, e quindi abbiamo fatto una scelta che è quella di spostarci sull'import-export piuttosto che sulla commercializzazione dei prodotti. Chiarissimo. Sulle mazzate ne parliamo dopo, e eventualmente immagino anche fare impresa a Milano non sia semplice, o meglio, non sia come facile, ma non è semplice. Ecco, dopo... È vero, sì. No, quali sono state le sfide principali in questi 3 anni da quando hai iniziato, e quali lezioni eventualmente hai imparato? Penso che ci sono sempre le cose che dobbiamo imparare, perché c'è sempre le difficoltà, no? Già, lo vedo già con le dogane. Scusa, però c'è sempre i documenti che avevo bisogno. No, il problema dei documenti, sfatiamo una cosa, non è un problema, bisogna farli bene, che è diverso, perché il problema è che tutti... ma è un pezzo di carta, no? È un pezzo di carta al lato pratico, che poi quando arriva là qualcuno vede un pezzo di carta ma non sa cosa avete messo. Partite dal presupposto che chi ha in mano un pezzo di carta vede un nome, un cognome e una serie di cose che non sa che cosa sono. Quindi è chiaro che se vede qualcosa che per lui non è normale, accende il campanello e se ne escono tutti i problemi che avete poi a fare queste cose. Quindi sfatiamo il discorso delle dogane: se fate bene il lavoro doganale non avete problemi, non è un problema la dogana. No, ma per esempio, no, quali... No, per esempio... no. Come classifica? Sono ndebele questi? Ndebele, sì, le collane. Come classifica? C'è la categoria collane ndebele nel... No, dogana. No, sì. Perché sì, sai, le collane è un altro discorso anche, perché le collane è ispirata nel tribù ndebele, però l'artista è Afrikaans che ha disegnato queste collane. Però se conosci la cultura del ndebele, se avete mai visto le case che è molto colorato e molto vivace, così, della... hanno le disegnate un po' geometrico. La designer, così. Quella della BMW, sì. Colorata, come si chiama? Sì, Esther, sì. Qualcosa. E anche quello lì, con quelle forme lì, che è molto geometrico, è ispirata da quel tribù lì. E così l'artista ha preso quella ispirazione lì. Però il problema difficile è che italiani in confronto del sudafricani confondono sempre i pezzi di design tra i pezzi artigianato. Vero, così, soprattutto africani, li classifichiamo, sì, esatto, come artigianato. Così non capiscono proprio il lavoro che vanno lì, e abbiamo proprio queste
come si dice, pensiero che rimani con l'Africa, perché le cose arrivano dall'Africa, costa poco, così deve, così quando lo faccio raccogli fondi per la beneficenza, per forza. Esatto. Poi c'è anche la possibilità, i cesti giù in fondo sono per un progetto benefico di Loris, però non è per forza che un oggetto africano deve fare. Però quel pezzo lì è artigianato, certo. Che è diverso come pezzo di design, no? Certo. Sì, è molto bella, c'è tanto lavoro che va dietro, è fatto a mano e così, però c'è tra i design c'è altre cose che vanno dietro quel lavoro lì. Per esempio le collane, l'artista ha bisogno 8 ore per fare queste collane. Certo. È disegnato con 3D printing, è fatto a mano, è 8 ore perché deve asciugare. Se c'è bel tempo facciamo 6 ore, però è anche lana merino. Più di queste qua... ci sono tanti, come gli europei, anche gli africani capiscono che anche loro devono studiare, devono, certo, avere, c'è tanti costi che vanno anche dietro queste qua per questo lavoro, per comunicazione, per andare avanti. Certo. Sì. E Loris, quali errori e quindi lezioni apprese in questi anni di fare impresa in Senegal? Dovessi dire, so che dici ce ne sono, è un mondo, ma dovessi dire i tre fondamentali. Il primo, penso, quello di pensare di poter fare qualcosa di diverso, nel senso di andare e dire io sono più bravo, lo faccio bene qua perché non posso farlo anche là. Invece loro là mi hanno insegnato che devo stare qua, fare qua, e quando vado là fare come fanno là, perché come in tutte le cose ognuno a casa sua ha la sua cultura, ha il suo modo di fare impresa, ha le sue leggi di mercato, e quindi bisogna seguire un po' quello che è la loro cultura, perché il problema è più culturale che di problemi di lavoro fisicamente. Certo. Poi, ci sono in questo senso, scusa la parentesi, io sin dall'inizio ho sempre cercato di unire l'aspetto, quindi culturale, umano, al fare impresa, perché proprio sono convinto che chi si approccia solo dal punto di vista business va incontro a tante difficoltà che derivano dal lato appunto culturale e dalla spesso mancanza di empatia e di comprensione di un contesto che è sempre stratificato, cioè c'è la capitale, il centro che funziona in un modo, il quartiere periferico in un altro, la campagna, le zone rurali in un altro ancora. Poi io sono partito con un senegalese, quindi bello convinto che lui almeno in due, dice almeno uno dei due sa quello che deve fare. E invece la sorpresa è che il senegalese europeo è messo più in difficoltà del senegalese. Quindi eravamo in due, un Tubab e un senegalese. E quindi i problemi sono stati doppi, perché tutti cercavano di mangiare. Quindi lui da quanto tempo era in Europa? 20 anni. 20 anni. Quindi cioè, è una persona capace, certo. È una persona che sicuramente sa il fatto suo. Il problema è che è un conto è sapere il fatto suo, e un conto è entrare in un meccanismo di lavoro dove ci sono dei problemi che sono al di là di quello che è smontare un veicolo, fare import documenti. Perché la dogana è lo step principale dell'importazione, è il primo problema che tutti abbiamo, quindi loro come in questo caso Senegal, per il Senegal la dogana è la prima fonte di reddito, quindi quando ha bisogno di soldi, alla sera dice domani mattina bloccate tutto e cominciamo a far pagare la gente, e tu ti trovi lì che dici ma è tutto a posto, ho visto uscire, sì, visto uscire ieri, oggi non c'è più. E quindi tu dici perché? Quindi tutti cercano di arrivare veloci, fare prima le carte e tutta una serie di documentazioni chiaramente che partono fatte bene. Per quello che dico, se parti bene dall'Italia, quando arrivi ti togli tutti i problemi che normalmente potresti incontrare. Dovessi dire un'altra lezione appresa. Da quanti anni sei in Senegal? Quattro. Un'altra lezione che dici, l'avessi saputo 4 anni fa avrei magari fatto un po' diverso. Sì. Oltre al danno anche la beffa, nel senso che allora tu dici va bene, adesso ho capito, adesso devo risolvere perché il problema ce l'ho.
ti si incontra sulla tua, sul tuo cammino, si vedi tanta bella gente, ti sorridono, tutti belli contenti, dici, so io come risolverti il problema. Sì, peccato che te ne vengono altri 5 di problemi, perché lui si risolve il suo di problema, non il tuo. Quindi tu cadi nella, nel problema del problema, perché lui ti aggiunge problemi, perché alla fine tu paghi, dici, ma quando finirò mai? Perché purtroppo lui è quello che pensa a lui, non quello che sta pensando a te. Quindi quello che ti sorride, quello che ti è amico, quello che ti fa la faccina dolce, che ti dice, ma sì, vedrai che con 300 euro risolviamo tutto, poi diventano 3.000, 5.000, 10.000, perché devi risolvere anche quello che ti ha creato lui. Quindi questa è la problematica più importante. Cioè, io devo dare un consiglio a tutti: seguite perlomeno gente che c'è, sa fare, e non che si improvvisa o che è più simpatica, perché chi vi regala qualcosa, perlomeno per mia esperienza, là ti crea il doppio dei problemi, nessuno regala niente. No, e su questo secondo me gioca molto poi questa visione a volte esotica o di nel paese africano come luogo eccezionale dove appunto non valgono le comune prassi di gradualità, buonsenso nell'ad esempio valutare un socio, un fornitore, un cliente. A me è capitato di incontrare imprenditori italiani che in Italia non avrebbero mai fatto delle assurdità che invece in Senegal, in Ghana, in Costa d'Avorio fanno, perché uno dice, no beh, ma qua le cose sì sono diverse, che è vero, da un lato sono diverse, ma dall'altro se fai la società col primo che hai conosciuto in aeroporto, poi questo qua ti... Sfatiamo il fatto che cioè chi va in Seneca trova le donne col gonnellino, gli uomini delle caverne, cioè c'è gente che fa impresa, ma fa impresa. C'è gente che fa veramente business e sa fare business e non ha paura di milioni di euro, perché è gente che sa fare business. Cioè il mondo è così, dall'Ucraina alla Russia, al paese più povero del mondo. C'è chi è povero, c'è chi è ricco e poi c'è una classe sociale media che è quella che cerca di uscire per costruire il futuro dei loro figli. Perché se andiamo, dico sempre a lui, o anche chi mi parla sul web, il Senegal non è Dakar. Cioè, non è che, certo. So che non chiameremo Senegal, lo chiamiamo Dakar e abbiamo finito il cinema. Invece il Senegal è una serie di paesi, di città bellissime, lontane da Dakar, dove gli stipendi sono 30 euro, 50 euro, 80 euro al mese. Capisci che con quei soldi non è che puoi costruire poi chissà che cosa. Quindi ci vuole tempo, pazienza, e è là che bisogna andare a lavorare, perché a Dakar c'è già chi lavora e c'è già chi fa bene. E mi dicono gli imprenditori italiani che sono lì, ad Almaty è pieno di gente che ti frega, sono tutti italiani, quindi dice, oh, l'italiano non è napoletano milanese, certo. È l'imprenditore, voglio dire, chi non può stare qua va là, ma il buono e il cattivo lo trovi ovunque, questo volevo dire, senza entrare nello specifico del luogo. Reiana, qualche, da un lato, progetto per il futuro, dall'altro anche provocazioni a chi magari qui stasera si interessa di design, di moda, cos'è che ti piacerebbe realizzare nei prossimi, l'anno prossimo? Adesso noi stiamo facendo anche un po' di più eventi, così vogliamo che questi artisti vengono qui in Italia, così loro possono avere anche l'esperienza, perché loro sono proprio contentissime per questo mercato, vogliono mostrare il loro talento e così, certo. Così Italia cos'è? Capital del design, the fashion, di tutto, no? È un sogno per tutti i sudafricani, così questo non è un problema. Così per il futuro vogliamo fare più eventi, così quando questi artisti arrivano qui voi potete anche avere proprio one on one, no? Conversation. Bello. Con loro e sì, più eventi sicuramente. E poi stiamo anche guardando per combinare le due culture insieme, così farò ancora con questa collana, per esempio vestito italiano, però la collana è sudafricana, così possiamo mischiare le diverse culture insieme e le gente non possono dire, ah, ma questa è fatta solo per i sudafricani, certo. Sì, così vogliamo cambiare quell'idea. Molto molto bello, tienici aggiornati e mi piacerebbe davvero quando ci saranno dei designer, dei creativi sudafricani di eventualmente poterli incontrare o
Sì, grazie. Invitare sicuramente. Loris, progetti per il futuro? Due. Uno che lega al discorso del trasporto, quindi riuscire a... è un po' difficile come concetto. Con un'applicazione riuscire a fare la spedizione di un pacco di qualunque cosa dall'Italia al Senegal, quindi riuscire a dire da Marco a Paolo in 8 giorni la persona come su DHL segue la sua spedizione, che può essere dal bancale alla maglietta. È difficile perché non ci sono ancora dei competitor su gomma, quindi non riusciamo sull'effetto gomma a essere più veloci. L'aereo è troppo costoso, quindi stiamo lavorando con delle società di trasporti che si appoggiano al Marocco piuttosto che delle società aeree. Questo è per quanto riguarda il discorso trasporti. Spedizioni, tu fai Italia, Senegal, Gambia. Gambia è un transito, quindi non è Gambia, io ho i veicoli in Senegal, quindi il mio problema del Gambia è relativo. Quanti veicoli avete? Sette autotreni. Ma abbiamo un po' di tutto, non abbiamo solo autotreni, perché fondamentalmente l'autotreno è quello che rende di più, però abbiamo bisogno anche di altro per trasportare merci più piccole, insomma non è che tutti i trasporti sono grandi. Sul discorso dogane nulla, perché comunque non dipende da noi, quindi l'unica cosa che possiamo fare è essere sempre aggiornati, anche se non è facile perché Genova ragiona bianco e Senegal ragiona nero. Tutto quello che va bene per Genova non va bene per Dakar. Questa è la realtà. Quindi nel frattempo che la nave parte dobbiamo adoperarci perché il bianco diventa nero. Invece sul discorso Welcome Italy spendo due parole perché è un progetto a cui tengo in particolare, perché è qualcosa di nuovo in Africa, perlomeno in Africa e nel Senegal, nel senso che stiamo lavorando sull'aspetto dell'igiene, della pulizia e della depurazione delle acque. Questo è il progetto che abbiamo in mente. Ma è una sorta di supermercato di prodotti per igiene? No, ho capito male. È partito da 80 km da Dakar, perché a Dakar sarebbe stato troppo facile e quindi ci siamo impegnati ad andare a 80 km perché è più difficile. E perché no? Perché principalmente la mia vita si svolge a 80 km, quindi per me era più facile gestire il personale a ATS che a Dakar. È un progetto importante perché credo che possa cambiare la qualità della vita, nel senso che l'igiene, la pulizia, l'acqua pulita, il fatto di vedere insomma una qualità di case piuttosto che diversa, penso che possa gratificare tutti. Non dobbiamo pensare sempre ai nostri interessi, perché se ci focalizziamo solo e esclusivamente ai soldi e agli interessi non arriveremo mai da nessuna parte. Bisogna anche creare dei progetti, credo, che magari mettano un po' da parte il nostro portafoglio e ci gratifichino un po' più dentro. Questo fondamentalmente è quello in cui credo. È un progetto so che è difficile, perché lì c'è acqua e candeggina industriale. Cioè, usano la candeggina per pulire qualsiasi... Manca i denti, perché vabbè, quelli usano i legnetti, però voglio dire, la candeggina è molto utilizzata. Però ti dico, la difficoltà è quella di far conoscere i prodotti. Cioè, capisco che con 30 euro non puoi comprare 3 euro di detergente. Stiamo lavorando per cercare dei prodotti con la persona che tu sai, per diminuire, un'azienda italiana qui di Milano, di San Giuliano, sì, per cercare di trovare dei prezzi che siano un po' più competitivi, perché ripeto, in alcune situazioni non è facile vendere un prodotto, ma non per la volontà, ma proprio un discorso economico. Chiarissimo. Dopo entrambi comunque si fermano qui all'aperitivo, quindi appunto potrete chiedere consigli, fare domande eccetera. Ciononostante, se abbiamo ancora qualche minuto e appunto qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa a Loris o Arianna, prego. Vabbè, uno e due. Volevo chiedere, a proposito del discorso dell'igiene in generale, se vuoi mettere nel mercato un prodotto che sostanzialmente è nuovo, quindi che non conoscono, come ottenere la fiducia? Siamo partiti e vendiamo il sapone.
per prendere la fiducia della gente. Cioè, siamo partiti per vendere profumi e saponi, che non è quello che vogliamo fare, però l'unico modo per tirare la gente è portarla dentro con un prodotto alternativo che già conoscono, quindi il maquillage per le donne, il sapone, così entrano e da lì partiamo a fargli conoscere i prodotti alternativi. Non ne avevo, perché sennò ero già fallito ieri. Principalmente siamo andati di là per venire di qua, non avevo un'alternativa, e siamo partiti con un profilo molto basso, perché se avessi creato un logo, un luogo italiano, sarei stato visto come il Tubab che va a fare lo sbrodolone in Africa. Non è il mio obiettivo, non mi interessa, non è quello che voglio fare. Buonasera, una domanda ad entrambi, un po' in realtà rivolta un po' a tutti gli imprenditori. Abbiamo capito che insomma fare impresa coinvolge un po' tutti, non soltanto a livello locale, come diceva, adesso non mi ricordo il nome, Rihanna. Sì. È bello appunto cercare di unire le varie culture anche attraverso il prodotto stesso. Quindi la domanda che volevo fare è: voi, nella vostra esperienza personale come imprenditori, quale difficoltà avete trovato nel portare i vostri prodotti non soltanto in loco, ma per dire anche con, non lo so, io non conosco benissimo il vostro business di preciso, ma portare quello che voi producete anche al di fuori, quindi per dire in Occidente, perciò anche in Italia e al di fuori. E quali sarebbero magari le esigenze che avete, e nel dettaglio che cosa potrebbe aiutarvi a migliorare questo fattore, questo problema, se c'è, altrimenti se non c'è, insomma, meglio ancora. Grazie. La mia problema che ho avuto, che lo trovo sempre questi artisti incredibili, giovani, talento, che sono proprio entusiasta a lavorare con loro. Problema che le persone che loro hanno per aiutare, uno, perché prendono le persone sulle strade per aiutare loro per creare e sviluppare questo lavoro, solo che una rimane incinta, l'altra rimane a trovare un altro lavoro, un altro è sempre malato, e così l'artista soffre un pochettino. Per spingere per la forza per questa artista, ho scoperto la parte difficile, che il prezzo del design non è proprio così economico. Così ho sempre questi problemi. Quando lo faccio in postazione per mettere tutti i documenti in ordine, eccetera, più che loro prendono le gente per... Perché quello che succede è che l'artista va a scuola, studia e lei vuole prendere tutta la informazione che lei ha imparato e insegna a queste persone che abitano lungo la strada. Però sempre non funziona così, i prezzi diventano un po' alti, e questa è difficile, difficoltà che ho io. Bisogna lavorare sul posizionamento, sì, per renderlo un oggetto di lusso. Sì, esatto. E crearti una coda di persone che non sono numerate. No. Secondo me dovresti questo è il pezzo numero 5, pezzo unico. E lo rendi un qualcosa di artistico, perché di fatto è... Questa artista, visto che lei non fa solo le collane, fa anche le lampadarie, paralume, tutto questi pezzi dell'arte, però alla fine il pezzo design ho scoperto che non è così tanto economico. E difficoltà culturali, se dovessi proprio dare in 20 secondi una... Culturale la diversità di pensiero, nel senso che proprio stiamo parlando con persone che hanno un'idea di lavoro che è completamente diversa dalle nostre, partire dagli orari. Noi, per me le 6:30 del mattino è normale, per loro le 11, cioè nel senso non è che le 11 è sbagliato, è che siamo diversi culturalmente. Quindi io le prime volte diventavo un pazzo, scatenato, sembravo un folle per strada, perché non puoi... alle 10 del mattino mi dici aspetta, fa caldo, fa caldo, però dopo loro la sera alle 11 lavorano, io la sera ero morto, perché cioè 6:30 del mattino, 50-40 gradi al porto, dico non ci sto io.
Poi piano piano volevo cambiare loro e poi invece sono cambiato io. Quindi adesso io mi alzo alle 11. No, poi di altro nulla, perché credo che non devo insegnargli niente. Ho imparato tanto. Hai imparato Wolof? Un po'. Devo dire che sono bravi, cioè sono bravi, perché non ho, sfortunatamente ho cancellato dei video da vedere, fanno cose che non sono impensabili, io parlo del mio lavoro. Anche a livello di riparazioni meccaniche. Ho visto, vi racconto questo aneddoto velocissimo. Di Amiagio, praticamente dove escono i veicoli che arrivano dalla dogana e che rimangono a lungo, vengono portati in questo parcheggio che è a 50 km più o meno, 40. Con tutti i mille problemi, esci, arrivi, non va niente, non funziona niente, hai un problema, devono fare una saldatura, cioè stiamo parlando in un parcheggio che è in mezzo a una strada sabbiosa, niente, hanno preso l'aria, hanno preso l'ossigeno dalla batteria del vetro, insomma dal veicolo, e hanno saldato lì, al momento impensabile, ma hanno fatto cose che personalmente non avrei mai pensato di risolvere in quella frangente. Noi in Italia io l'ho fatto questo tipo di intervento 6 ore, lì 6 minuti, cioè, ma uno dice impossibile, no, l'hanno fatto, cioè è provato, l'ho visto, ho dei video che comprovano questa cosa, quindi sfato questa, cioè esiste, c'è, lo sanno fare e sono bravi. Io penso che se un italiano vedesse quella cosa direbbe io non la faccio. Sinceramente loro non hanno paura, noi abbiamo paura, questa è la differenza nostra con loro. Loro si arrampicano a 6 metri con 60 kg, noi a 6 centimetri 60 kg non li portiamo. È un modo di vedere la vita un po' diverso e forse hanno un modo diverso di pensare, che non è né migliore né peggiore, è solo diverso da noi ma uguale tra di loro, quindi non abbiamo nulla da insegnargli. L'unica cosa che possiamo insegnargli è alcune volte a essere un po' più calmi, perché tendenzialmente sono abbastanza accesi, sono molto permalosi, quindi l'unico problema che hanno è quello. In Senegal, non tutti. Non hai mai lavorato in Nigeria? Non tutti. Dai, no, un applauso a Loris, a Adriana e ai saldatori di Loris. Immagino. Grazie davvero. Grazie mille, come dicevo, si fermeranno nell'aperitivo che seguirà e in teoria tutti voi dovreste avere un come si chiama? Cartellino per un drink e l'aperitivo a buffet. Adesso chiamo qui per un supporto la nostra fantastica moderatrice Nalawit Teklehemanot, che mi darà un supporto nel farci raccontare l'esperienza del fondatore di AGAR, African Agency for Arid Resources, ovvero un'azienda che commercializza, trasforma resine e oli essenziali in Kenya. Abbiamo qui il fondatore, Nalawit, prego. E abbiamo qui il fondatore Tommaso Iser Menini, che ringrazio davvero. Benvenuto Tommaso. Ti ringrazio e ti do appunto benvenuto tra noi. Grazie Martino. Ecco, se vuoi raccontarci in breve chi sei e come è nata AGAR. Intanto grazie di essere venuti. Tommaso Iser Menini, Iser è il nome di mio nonno, non me l'hanno dato in Kenya. Io pensavo fosse un nome turcano. No, è un nome che non esiste. AGAR, io mi muovo tanto e mi muoverò continuamente. Questo banner vi dà l'idea del logo, che in realtà non è stato con mille focus group discussions, ci siamo guardati, io e il mio socio, ho detto cosa ne pensi, carino, non è male. Il guerriero, in realtà, che per alcuni era un po' belligerante, è un Moran. Il Moran è il guerriero Samburu.
La tribù Sambur è una delle tribù nilotiche dell'Africa occidentale, in realtà molto vicini a Maasai. Sono come dei cugini dei Maasai, tutti conoscono i Maasai, che è stato un pochino inflazionato come gruppo etnico dal turismo. Ecco. Il nome si spiega da sé. African Agency for Arid Resources è l'agenzia che è lì che, purtroppo, mi dice Martino, c'è ancora un po' di cooperazione in te. No, io dico purtroppo. O per fortuna. O per fortuna. A volte una, a volte l'altra. Perché è un passato da cooperante, esatto, in zone semiaride dell'Uganda, esatto, e del Kenya. Praticamente c'è stata l'idea di spingersi in zone aride e semiaride del Kenya, ma anche dell'Uganda, e presto dell'Etiopia, e se ho abbastanza voglia, e voglia di morire, anche in Somalia. E praticamente ci siamo, diciamo che io e i miei soci ci siamo decisi a continuare qualcosa che avevo già cominciato con la cooperazione. Io ho fatto cooperazione solo in Africa orientale, in Uganda, in Tanzania e in Kenya, e l'ho fatta con due o tre ONG italiane, diciamo. Quindi ho scoperto che c'era un gap, quello che diciamo con Martino, di business, di market access. Praticamente c'erano queste risorse, i somali hanno tutto in mano, e i somali sono praticamente i broker di tutta l'area, anche in Etiopia. Loro in Sud Sudan ci sono gli eritrei e gli etiopi, ma in Kenya, in Tanzania e in Uganda addirittura ci sono gli somali. Solo i somali non fanno contratti, muovono tutto dappertutto, ma lo fanno in maniera molto informale. E noi siamo arrivati con un modo di fare che lì non esisteva, contratti, invoice, pro forma, fatture, cose che tra l'altro non piacevano ai nostri compratori che erano cinesi. Io sono stato in un triangolo con il fornitore somalo e il compratore cinese, e dopo qualche mese ho detto no. No. Cosa ho fatto di male? No, non è un bel triangolo da star dentro. Quindi ho detto no, io credo che il futuro di Agar sarà la trasformazione. Quindi abbiamo cominciato a provare a macinare la gomma arabica. La gomma arabica è soprattutto un emulsionante, uno stabilizzatore e un collante per industrie farmaceutiche, alimentari soprattutto, e soprattutto queste due. E poi, ed è il marchio che sta facendo da sponsor a questa serata, Essenza, è stata praticamente un'opzione B mentre prendevamo il contatto, l'account, scusate, di praticamente del Naturasi Kenyota. 30 e passa punti vendita, prodotti naturali, essenze, si chiama Healthy You, ed è in tutta la regione. E mentre sto ancora firmando, quindi per scaramanzia non dico ancora nulla, ma mentre stavo prendendo questo cambio dico: e se succede qualcosa e loro decidono di cambiare fornitore, cosa faccio io? Magari ho 400-500 litri di 8-12 oli differenti sul groppone, mi creo una linea parallela che ho chiamato Essenza, anche lì senza neanche un focus group di scarci. Ti piace? Sì, Essenza. E praticamente siamo riusciti a mettere in piedi un bel progetto che adesso sta andando meglio della loro linea interna, però. Quindi devo capire come giostrarmi questa cosa qua di non pestare i piedi al mio stesso cliente. Sui prodotti Essenza, che appunto ricordiamo sono lì dietro, sì, ed è solo girare intorno a questa libreria per trovare questo assortimento di oli essenziali, tutti made in Africa, giusto? Per adesso sì, ci sarà un olio che non sono riuscito a trovare in Africa, che è la menta piperita. Viene dall'India? No, dall'Italia. Non l'ho cercato io in Italia, l'ho trovato in Sudafrica. Praticamente lo prendo in Sudafrica, ma loro stessi lo prendono dall'Italia. Organico. Ho voluto cominciare anche senza la linea perfetta, quindi uno non è africano. Vabbè, sono due del Madagascar, uno del Ruanda e il resto del Kenya. Noi ne processiamo due, che sono di incenso e di mirra, e tutti conoscono l'incenso e la mirra, ma nessuno sa veramente che aspetto abbiano, e ve lo faccio vedere adesso. Ecco, sì, ci sono anche gli stelli. Io ho chiesto a Nalawit una mano perché sono molto ignorante di questi prodotti e volevo così che
potessimo capirli più anche dal punto di vista proprio tecnico e dell'utilizzo. Perché dico bene, tu Tommaso stai poi cercando eventualmente distributori in Italia, in Europa, e quindi sei in giro così con campioni per far conoscere. A te la parola. Facciamo girare, non mi fregate le pietre perché poi vi perquisisco tutti all'uscita. Ascolta, Tommaso, però raccontarla così la fai sembrare molto semplice, no? Come hai fatto a passare dalla gomma arabica all'essenza? Cioè, perché hai scelto i prodotti di pelle della cura del benessere? Ma per una semplice ragione commerciale, perché il mercato degli oli essenziali vale adesso all'incirca 6 miliardi di dollari e sta crescendo in doppia cifra, quindi arriverà in doppia cifra in miliardi tra credo 2 anni. Abbiamo fatto una ricerca di mercato che è fondamentale, si deve sempre fare una ricerca, e abbiamo scoperto che in Kenya, che pensavamo fosse un mercatino da ridere, invece c'era una possibilità di partire con una linea per la distribuzione interna. A chi è rivolto principalmente? Kenyan middle class, che sta crescendo tantissimo. L'olio essenziale, a prezzo retail, scusatemi gli inglesismi continui, va all'incirca tra i 20 e 30 euro, anzi tra i 10 e 20 e 30 euro. Quindi mercato locale. Mercato locale, sì, che però sta crescendo tantissimo. E continuano a venire fuori questi retailers appunto di LTU, Natura Sì, che fanno soprattutto prodotti naturali, organici, bio, e noi abbiamo deciso di puntare su di loro, però loro poi hanno voluto fare la loro linea. Ed essenza, come vi dicevo prima, è nata come un'opzione B, un contingency plan. Ecco, scusate. A chi è rivolto? Allora, io lo uso alcuni dei prodotti, non i suoi, però so, vedo qualche riccia in giro, e usiamo, non so se usate il tea tree oil, jojoba, rosmarino anche, no? Quindi a chi è destinato principalmente e se si può usare anche per... mescolandolo con altri prodotti in Africa, no? Assolutamente. Allora, io ho portato un olio di baobab che è fantastico dal Kenya, ne ho preso uno di macadamia, come si dice in italiano? Come sono? Macadamia. Così anche in italiano. Questi due oli sono fantastici per essere mischiati con i nostri, perché sono abbastanza neutro, non hanno veramente dei sapori forti di loro. E gli oli essenziali che abbiamo noi invece sono potentissimi. L'olio essenziale è è l'anima della pianta, della resina, è praticamente la cosa più estraibile e più difficile da estrarre. Le rese di questi oli spesso e volentieri sono sotto l'1%, quindi vuol dire che tu per avere un litro di olio di eucalipto devi avere 100 kg di foglie. L'acqua di rosa la conoscete tutti. Allora, l'olio essenziale di rose si fa con i petali, vuol dire che devi distruggere la rosa, che ha un mercato a sé come biomassa. Quindi per tu fare l'olio devi avere una piantagione di rose, distruggerle invece che venderle per farne l'olio, e ha una resa tra lo 0,2 e lo 0,5%. Però invece di distruggerle magari si può anche creare qualche collaborazione, no? Con sì. Qualcuno che in Etiopia magari che vuole... Aspetta, distruggerle per fare l'olio, certo, per sì, fare sì, l'olio, per farlo. E poi quindi... è anche un altro modo di penetrare. Di utilizzarle, sì. E l'acqua di rose è l'acqua della distillazione, che si chiama anche wastewater, che spesso non viene neanche tenuta, e si chiama anche hydrosol. Praticamente, mentre tu fai la distillazione, viene l'olio da una parte, o l'acqua, o se ne ha una vecchia, vengono tutte insieme, non si mischiano per il differente peso specifico. Quindi l'acqua di rose è talmente forte, non ha le stesse proprietà dell'olio, ma quasi, e che viene venduta, perché un litro di olio essenziale di rosa all'ingrosso ti costa 3.000 euro. Insomma, io non faccio l'olio essenziale di rose, noi abbiamo 8 tipi, e sono gli 8 tipi che diventeranno 10 a breve, che hanno soprattutto più grip commerciale, e li ho scelti pari pari, dopo che mi è arrivata la ricerca dalla nostra ricercatrice, con i primi 10 oli che si vendevano. 1, 2, 3, li ho scelti tutti. I primi 10 li ho scelti tutti, li conoscevo, abbiamo col mio socio Matteo, che si fa vedere, lo stand di essenza,
e ci sono tutti gli 8 tipi, sono in vendita. Come dice Martino, noi abbiamo stiamo accarezzando l'idea di una distribuzione in Italia, quindi di un'esportazione verso l'Italia, poi vi parlerò con Loris perché magari ha qualche dritta da darmi. Il compliance però verso l'Europa è incredibile, noi siamo nati 2 settimane fa e quindi è semplicemente un long term project, qualcosa che ci metterà un po' di tempo per arrivare, ma siamo qui. Io ho lavorato questa settimana per capire se c'è la possibilità di appoggiarsi a qualcuno che rappresenta marchi, che ha la possibilità, la facoltà, la voglia di sviluppare essenza e di prenderci un po' sotto l'ala, perché noi siamo un progetto. Ok, però per fare questo, qual è il, io ti chiedo, nel senso, qual è il punto forte del tuo prodotto o come si distingue, perché nel mercato ci sono tanti, no? Sì. Soprattutto dall'India, anche Stati Uniti. Ecco, mi dispiace parlare male dell'India, ma gli oli che vengono dall'India di solito sono riconosciuti per la qualità più bassa. Si salva qualche olio, come per esempio l'olio di sandalo, perché il sandalo indiano è particolarmente buono. Però il mio selling point, se io vado a vendere a una spa, a una farmacia, e gli dico: hai già degli oli in stock? Bene, portali qua. E glieli faccio caprire davanti ai miei, e sembra di passare da una 500 a una Ferrari. Io vedo i miei oli, so da dove arrivano, ne conosco la tracciabilità. E lui non sa da dove arrivano i suoi dall'India. L'India è enorme, tra l'altro, sotto. Cioè, a volte vengono anche dalla Cina, lì ancora peggio. Il Sudafrica ha degli ottimi oli, fatti in Sudafrica o presi da altre nazioni africane, ma da un. O anche dall'Italia a volte. Trasformazione? A volte fanno se sono biomasse che arrivano dalla nazione del Sudafrica, la trasformano. Se no, prendono l'olio già processato, diciamo. Il nostro olio è di una qualità incredibile, abbiamo tutte le analisi per dimostrarlo, tutti i parametri minimi sono rispettati, quasi tutti sono organici, che sappiamo è un tratto adesso commerciale che deve essere di solito rispettato, l'organic. L'incenso e la mirra, con anche la gomma arabica, verranno certificate organiche prima di fine anno sotto il nome Agar. Mentre invece le altre hanno certificazioni organiche dai processori, da chi fa l'olio. Io ti farei un'ultima domanda, poi magari passo la parola a Martino. Visto che lo raccogliete in Kenya e comunque sia o nei mercati africani limitrofi, qual è il senso di commitment che tu personalmente hai o comunque Agar ha verso la comunità locale che lo produce e che aiuta a trasformarlo? Allora, e qui torna un po' il cooperante in me, se tu guardi il payoff le quattro, diciamo, parole chiave: conservation, sustainability, biodiversity, empowerment, 3 su 4 sono a tema ambientale. Il tema ambientale, quasi tutti quelli che fanno business in Kenya buttano sempre qualcosa di sociale, perché in effetti c'è sempre qualcosa da fare. Noi abbiamo deciso, sì certo, noi diversifichiamo il reddito delle comunità pastorali del Kenya, che sono nomadi o seminomadi, dando la possibilità di vendere una risorsa che ha poco mercato, oppure è comprata dai somali che li squeeze, cercano veramente di dargli il meno possibile, gli spremono come le arance. Noi cerchiamo di essere invece abbastanza equi Nel pagamento, che è standardizzato, quindi io non vado a negoziare, io pago così a te, pago così a lui, a lei, al signore. E lavoriamo con anche delle ONG, io faccio anche formazioni, sono consulente per le Nazioni Unite, ho appena finito una consulenza per la FAO, per sviluppare filiere commerciali in zone aride e semiaride. Poi ti dico come ci sono arrivato, perché è stato un caso, perché c'è un milanese di Porta Venezia a fare consulenze in Kenya in zone aride e semiaride, diciamo, che è una storia. Sei stato in Senegal a giugno, tra l'altro Tommaso è stato nostro ospite anche del Vado in Africa Meetup Dakar, insieme a Nicolò Tendi, che magari ci starà guardando in diretta, o comunque ai tanti amici. Il Senegal è nettamente il paese più rappresentato dentro la community. Non so qui stasera quanti di voi si interessano a Senegal, eventualmente.
perché a Padova settimana scorsa più di metà dei presenti erano o senegalesi o veneti senegalesi o veneti in Senegal, eccetera. E cosa hai trovato come differenza eventualmente tra la situazione in, appunto, in West Africa, quello che hai visto, e quello che conosci invece in, in Kenya e Uganda? La gomma arabica, che vi faccio vedere pure quella, è, non è come le resine, non ha un contenuto d'olio, non si distilla, ma come dicevo prima si polverizza. Viene da un albero che si chiama Acacia Senegal, Senegal, cioè due volte Senegal. Due volte, al quadrato. Esatto, quindi insomma il Senegal è abbastanza portato per quel tipo di acacia, uno dice. No? Se no da dove prende il nome? Noi abbiamo una sottospecie che si chiama Acacia Senegal Kerensis e poi c'è una Acacia Seyal. Ci sono almeno 5-6 tipi di acacia che danno gomma arabica, alcune commestibili, alcune no. Il Senegal, che purtroppo è ancora molto informale come, come settore della gomma arabica, se noi in Kenya per il momento esportiamo 150 tonnellate di gomma arabica, anche con una potenziale collezione, che non ci sono piantagioni di gomma arabica, in Senegal ce li hanno, da noi no. In Kenya è tutto raccolto in ambiente naturale? Wild, tutto wild. In modo sostenibile però, perché non devi abbattere l'albero, certo. Poi se vuoi ne parliamo. Però la caccia a Senegal, di cui ce n'è tanta in Senegal, è un grande settore, però comunque anche con l'aiuto di Niccolò non siamo riusciti a capire veramente quanta gomma arabica viene. Non lo sanno neanche loro, secondo me. No, comunque siamo con un po' di sospetti, pensiamo che siano sulle 2000 tonnellate. Un altro ordine di grandezza rispetto al Kenya, che è il numero 4 al mondo. La gomma arabica è quasi un monopolio del Sudan, Sudan Khartoum, con il 67-70%. E per concludere questa interessante chiacchierata, da un lato tema errori, lezioni apprese, cosa se dovessi sintetizzare, cosa non abbiamo tempo di no, parlare no proprio un beh, io sono stato nominato indirettamente quando Martino ha fatto un post dicendo gli stereotipi, no? L'italiano che viene spennato, il pollo, ecco, io sono stato il pollo europeo che è stato spennato. Non il tubab, ma il musungu. Ma il musungu, che è uomo bianco, in realtà europeo, in Swahili. E sì, ho imparato nel modo più difficile come fare impresa può essere difficile dappertutto, perché non è che il soma lo ruba... l'italiano no, il portoghese, come diceva Loris prima, ci sono persone brave e meno brave dappertutto, quindi io ho trovato qualcuno che tra l'altro ho conosciuto e con cui ho lavorato per un anno prima di mettermi in società, cioè l'ho conosciuto bene, ci sono state referenze, eppure non è bastato, comunque dopo neanche 3 settimane stava già rubando. 3. In maniera anche molto sì, firmando per tutto, tra l'altro firmava, prende e poi però non tornava nulla indietro e io non ci credevo, e questa è, se volete, la cosa che vi posso dire: il senso comune non è comune, il tuo senso comune è probabilmente vicino al mio, ma il senso comune è culturale, cioè quando io dico ma perché dovrebbe rubare se poi comunque lui guadagna la stessa cosa, i pastoralisti poi, che sono seminomadi di natura. Hanno un concetto della proprietà privata un po' labile. Numero uno. E poi non hanno il concetto del tempo che abbiamo noi. Quando io facevo household planning, dicevo tra 6 mesi, lui diceva, dove cazzo sono 6 mesi? Non riusciva a capire 6 mesi. Lui riusciva a vederne forse 2 settimane, perché poi c'è la siccità che ti ammazza il bestiame, cioè quello. Quindi quando hai la possibilità di avere qualcosa di veloce adesso imminente, io la prendo e poi forse ne pago le conseguenze. Essendo il Kenya una nazione molto corrotta, poi i vari tribunali hanno fatto la polizia fa il colpo del cerchio dalla botte, prende soldi da me, prende soldi da lui, prende soldi da me, prende soldi da lui, finché qualcuno si stanca. Io mi sono stancato prima, la pubblica accusa che ha parlato di caso civile, e lì ho detto vabbè ciao, li ho persi, e ho deciso col mio socio santo subito di ripartire.
e quindi abbiamo deciso di riprovarci facendo degli accorgimenti abbastanza importanti e siamo riusciti ad avere il finanziamento di un fondo di investimento giapponese che ci ha messo, diciamo, nella giusta situazione. I giapponesi sono un popolo eletto, allora dovesse avere i soldi il 26 Tommaso, io gli ho spiegato, forse il 30, forse il 25 c'erano i soldi in banca. Beh, come la cooperazione italiana. Già, uguale alla cooperazione italiana. E quindi niente, io se devo proprio parlare di qualcosa è non usate il senso comune che appartiene a te, alla tua civiltà, alla tua cultura, in un'altra civiltà, in un'altra cultura dove il senso comune è il loro senso comune. Ed è la stessa cosa al contrario, chiaramente. Un ultimo consiglio che vuoi dare magari o rispetto al Kenya o sì, rispetto all'attività o esatto. Ma anche 10 probabilmente. Direi di no, come ho anche ho finito tra l'altro l'intervista con Martino in un modo un po' equivoco dicendo spaccarsi la schiena è l'unico modo, perché se non hai voglia di spaccarti la schiena rimani dipendente. Ecco, non è che i dipendenti non si spaccano la schiena, ma la startup o l'impresa è come un figlio. All'inizio la startup è un neonato, è un bambino, non può fare nulla da solo, devi starci dietro continuamente, 24/7, e poi poco alla volta il figlio diventa un adolescente, lo puoi mandare, gli dà un calcio in culo, può fare altre cose, capito? Ecco, e devi prepararti senza sosta, prepararsi, conoscere il tuo... Per esempio, a me piace molto l'antropologia, e la prima cosa che facevo, in Kenya noi abbiamo tre gruppi etnici, quasi tutto il resto dell'Africa sono Bantu. Noi abbiamo Bantu, Nilotici, Cuscitici e Nilo-Camitici. È come dire noi qui i tedeschi, gli slavi, gli italiani tutti insieme sotto una bandiera. E ognuno ha il proprio, non è un dialetto, è un linguaggio. Uno ha la radice cuscitica, quell'altro bantu, quell'altro nilotica, sono completamente diversi, quindi è informarsi fino alla morte, prepararsi, fare piani A, B, C, contingency, non ci sono scorciatoie, poi se c'hai anche la botta di culo ti è andata bene, però veramente non c'è, non ci si risparmia. Persistere. Assolutamente. Okay. Grazie Tommaso. Guardate, sono là. Ci sono un paio di domande sui suoi prodotti oppure sulla sua avventura appunto nelle zone semiaride di Uganda e Kenya. Prego. Dopo il primo socio che appunto ha cominciato a mettere le mani nella cassa, cosa hai fatto nel passo successivo? Mi sembrava importante. Ho eliminato i soci kenioti. Altre domande? In realtà aspetta, l'ho cercato un altro socio kenioto perché fa sempre comodo e ne ho messa una dentro Agar, ha preso delle quote, ha continuato a dire non mi arrivano, non ha pagato un centesimo, ci ho messo un anno per toglierla fuori e grazie al cielo che era abbastanza amichevole, che sennò poteva stare ad oltranza. Ci ho provato, alla fine la nostra società sono tre italiani in Kenya. Poi tutti i dipendenti sono kenioti, io sono l'unico che ci lavora. Chiaramente le comunità, gli agenti, non c'è niente di italiano tranne la proprietà. Quanti collaboratori avete tra fissi e stagionali? I collettori, attraverso i gruppi registrati e non, che si appoggiano a un trader, a un commerciante diciamo di zona, all'incirca 100. Tra i 100 e i 200, non è facile contarli, qualcuno è che è stagionale la collezione. Certo, ma invece nel processing a regime sarete una squadra di più o meno? Ma non più, tu dici come dipendenti sì. Proprio, no? Adesso siamo in 4, saremmo probabilmente 10 a pieno regime con anche le distillatrici, vogliamo prendere chiaramente un piccolo camion per fare le nostre, probabilmente sotto i 10 vorrei rimanere. Chiaro. Altre domande, curiosità? Cosa vi piacerebbe, Jane? Grazie, perché è una delle cose più importanti in realtà. La sostenibilità. Noi. Sostenibilità ambientale. Numero uno, le nostre risorse si collezionano in maniera completamente sostenibile. Come ho accennato, gli alberi che producono gomme e resine vengono tapped, si dice, praticamente... questo è l'albero, la resina viene fuori
dalla corteccia, i somali che sono avantissimo, questo è il loro trade, i somali fanno delle incisioni prima, durante e subito dopo la stagione delle piogge. Attenzione, queste sono anche delle risorse particolarmente resistenti alla siccità. Il climate change è una realtà, siamo già oltre il come facciamo, adesso siamo e come sopravviviamo. Quindi questa è una risorsa che può comunque combattere la siccità di più. L'albero poi si rigenera tranquillamente e la comunità ne ha a milioni di alberi del genere, ma dato che non è secondo me sostenibile dal punto di vista commerciale, la conservazione e la biodiversità sono i prossimi step. Fare piantagioni commerciali di almeno 300-500 ettari e spero di farli attraverso un progetto dove ci sia magari un ibrido di finanza equity, quindi qualcuno che mette dentro i soldi, un pochino di debito e soprattutto tanto grant, fondo perso. Cioè il lavoro che stiamo facendo è un lavoro veramente utile, quindi io dovrei avere la capacità di prendere grant, fondo perso. I giapponesi invece hanno investito in... I giapponesi hanno investito con convertible notes, quindi loro saranno parte della società. Ma le grandi piantagioni cosa fanno? Noi chiaramente poi facciamo un sacco di lavoro per non farle tagliare le piante e gli alberi, perché al momento non c'è elettricità nel Kenya rurale, la gente deve mangiare, quindi taglia gli alberi, li brucia, per cucinare, ne fa carbone. Se proprio devi tagliare qualcosa, non tagliare qualcosa che ti dà una risorsa che puoi vendere. Quindi c'è un grande advocacy che facciamo, tantissimo raising awareness, questi sono tutti termini anche della cooperazione, e quindi niente, noi facciamo anche quello che si chiama ristorazione ambientale, perché dove possiamo mettere le piantagioni non c'è nulla. Addirittura l'albero di censo adora i terreni rocciosi dove non ci sta niente. Il terreno roccioso è perfetto per l'albero d'incenso, quindi tutte le rocce, tutti i terreni rocciosi che ci sono, mettiamoci migliaia, decine di migliaia di alberi d'incenso, li stiamo rivalutando. A proposito di incenso, dopo al termine di questo incontro, misto tra Etiopia. Esatto, allora praticamente avremo la possibilità di bruciare un po' di incenso. No, speriamo di no. E nel modo eritreo, che di solito è anche etiope, perché di solito è accompagnando il caffè. E praticamente noi abbiamo anche la possibilità di bruciare l'incenso nei burners normali, quelli dove c'è la candelina, nei diffusers, come si chiamano? Sono oli che si possono usare topicamente, quindi sulla pelle, per qualsiasi cosa che copre un aspetto cutaneo, e per i capelli. Poi venite e ci sarà la possibilità di parlare anche di qual è l'olio essenziale migliore per voi. Per te, ve lo spiego. Grazie davvero, Tommaso. Ecco, Tommaso, oltre a essere lo sponsor di questo Vado in Africa Meetup, è anche uno dei primi iscritti a Vado in Africa Business Lab. E come mai, ultima domanda proprio da chiusura, come mai hai scelto di far parte di questa fase pilota di questa membership? Beh, allora Martino, io ti conosco da aprile, addirittura da aprile. In qualche settimana mi hai messo su una rivista. Mi stai facendo conoscere un sacco di persone. Africa Rivista, esatto. Di cui ricordo lo stand sulla destra, ci sono delle coppie omaggio anche di Africa Affari, che è invece il mensile più per le imprese. L'ultimo numero l'ho scritto in buona parte io sulle startup africane. Andate poi a fare un giro a quella parte, scusa la parentesi. No, il dinamismo che hai espresso in qualche settimana, i contatti, chiaramente hai tra le mani un network veramente forte, veramente buono. Appunto, come dicevo, non da solo, no, ma in ottica Ubuntu, esatto. Io sono perché noi siamo. Esatto, e qui abbiamo Federico che fa dei post incredibili,
super insightful, per noi è importante. Io solo a far parte di un gruppo Facebook imparo quasi tutti i giorni, mi piace condividere per anche appunto dare un'idea di cosa voglia essere, cosa voglia dimostrare, fare business, dove lo faccio io, come lo faccio io, e secondo me può essere una cosa veramente veramente interessante, con un sacco di compagnie interessanti. Va bene che c'è anche un po' di selezione, mi piace. E secondo, sono stato appunto della prima ora, assolutamente. Infatti tutto è nato da adesso, da inizio di settembre, e come vi spieghiamo adesso, cioè questa prima fase si chiuderà tra 9 giorni, il 30 di settembre. Chi è dentro è dentro, chi è fuori resta nel gruppo gratuito, resta che faremo sicuramente un meetup prima di Natale qui a Milano e in altre città, però inizieremo poi a incontrarci con il Business Lab e a interagire lì dentro. Grazie davvero Tommaso, a presto. Grazie Tommaso e benvenuto Federico. Chi di voi conosce i post che Federico Cibu Gasparini ci ha condiviso da ormai diversi mesi? Se vuoi, ecco, raccontarci in due parole quali sono le tue specialità, le tue competenze. Stiamo facendo questo. Ok, allora io mi occupo di fare consulenza alle microimprese. Prendo persone che hanno, come voi, che possono avere un'idea, e la trasformo nel primo passaggio, è la microimpresa. Poi, se ci sono persone abili e fortunate a trovare anche dei buoni finanziatori, iniziamo a crescere e passiamo alla piccola impresa. Qual è la differenza? La differenza è che una microimpresa ha un massimo di 10 dipendenti e arriva a fatturare 2 milioni di euro. Questa è la definizione che ci dà l'Europa e la classificazione che fa anche l'Italia. Ok, tutti hanno un'idea, le idee sono dei vasi vuoti. Non può avere un'idea ogni giorno, un'idea diversa, sto a doccia, penso, oh, potrei fare le lampade giapponesi, no, potrei fare le resine. È vero, però le idee bisogna trasformarle in progetti, e i progetti bisogna portarli al risultato. Quindi, nel passaggio tra l'idea e il progetto c'è la costruzione, il business design, strategia e modello di business. Per i nuovi business consiglio sempre il modello Lean Startup. Certo. Mentre per le aziende che sono già strutturate e che vogliono lanciare dei nuovi prodotti va bene sia il Lean Startup che il famoso Business Model Canvas. Certo. E questo, io mi occupo di questo, di aiutare a creare queste mappe che poi verranno seguite dall'imprenditore e dai suoi collaboratori. Si può lavorare benissimo sia a livello di singolo che si vuole evolvere e diventare appunto microimpresa e poi piccola impresa, e se sarà fortunato anche una SPA, perché non bisogna porsi limiti, anzi bisogna sempre pensare in grande. O si può partire subito con una PMI. Chiaro. E invece ecco due parole nella vita su come hai conosciuto Vado in Africa e quali sono anche le tue competenze, le tue passioni, i tuoi interessi. Penso che sono stata invitata nel non gruppo, da me giusto? Però no, non da te. E poi avevo già sentito parlare comunque sia dell'unica comunità della diaspora, Della diaspora italiana in Africa, di cui i due amici prima sono parte. E quindi niente, poi penso che sono membro da 2 anni quasi. Dici, giusto? Sì. Non so. Sì. Allora, io sono di origini eritree, e sono nata e cresciuta in Eritrea, ho fatto la scuola italiana, qui ho dei compagni addirittura di scuola delle scuole italiane. E mi sono formata qui poi all'università e per 5-6 anni ho lavorato nel settore tessile, quindi nell'area bergamasca, con produzione in East Africa. E cosa facevo? Seguivo tutti i progetti, quindi tutto il ciclo produttivo completo, quindi dall'acquisto dei tessuti, principalmente in Turchia e in Cina purtroppo.
e in Italia veramente poco, poi seguire insomma tutta la parte della logistica, produzione e consegna, prodotto finito, ovviamente facendo Eritrea, Bergamo per 4-5 anni. Hai fatto la pendolare? La pendolare, sì. Dopodiché mi sono trasferita negli Stati Uniti per un periodo molto breve e ho cambiato totalmente settore e ho lavorato nel settore del caffè, quindi importazione e distribuzione nella costa occidentale, quindi in California. E poi da questo anno sono a Milano e faccio consulenza commerciale verso l'Africa. E cosa ho imparato o quali sono state le mie difficoltà? Nonostante fossi eritrea, comunque sia conoscendo la zona, ovviamente abbiamo dei problemini in tutta l'Africa, ma soprattutto nell'area dell'est. Quindi alcune cose non sono semplici, soprattutto quel che riguarda la logistica, manodopera e vari, insomma, burocrazia, ma così come anche qui. Però posso anche confermare che soprattutto in Eritrea il lavoro si fa in modo qualitativamente molto migliore rispetto alle altre parti del vicinato. Questo perché forse abbiamo ereditato qualcosa dagli italiani, perché essendo passati da noi per un bel po' di tempo, la manodopera è rimasta in noi. Quindi alcune problematiche che citava Loris, quindi l'orario, o la mancanza di serietà o la mancanza di fiducia, io posso confermare che in Eritrea queste cose per fortuna non ci sono. Quindi questo va di vantaggio ovviamente a chi fa l'imprenditore. Poi ci sono altri. Che avete ereditato anche altri aspetti più magari meno positivi dall'Italia sul lato istituzionale, ma non apriamo qui. Esatto. Non apriamo qui la parentesi, però. Esatto, no, questo è solo per parlare del fattore lavoro, per chi dovesse pensare ad andare in Africa, in un'area, soprattutto per chi non conosce, ma ha solo una mera idea di iniziare a fare business, è bene pensare a dove andare, cosa si cerca, cosa offre il paese, quali garanzie. Questo è molto fondamentale. Oggi forse parliamo di imprenditoria, comunque sia di individui privati, non tanto a livello macro, quindi no, magari ci concentriamo più su quello e quindi piano piano ci arriviamo. No, la caratteristica di vivere in Africa appunto è partire dalle persone nella convinzione che le imprese non esistono, nel senso le imprese sono composte, le istituzioni stesse sono composte da persone, da esseri umani, e l'imprenditore non è una figura mitologica, non è solo appunto il buon Donald Trump o Silvio o Carcarlo Pravettoni, ma può essere chiunque di noi ha degli aspetti di creatività, provavamo Federico di gioco. Se ritorniamo indietro all'infanzia, quando avevamo 3-4 anni, giocando creavamo qualcosa che prima non c'era, e in qualche misura l'imprenditore è qualcuno che si riconnette a questa mentalità, capace di vedere appunto in un problema un'opportunità, dove magari invece altri che no, è impossibile, lasciamo stare, andiamo a giocare a bocce. L'imprenditore se è quello che lo dove sceglie di puntare, capace di focalizzarsi e costruire una soluzione a un bisogno di fatto. E in questo senso, secondo me, fare impresa in un paese africano o con un paese africano è particolarmente appassionante, in quanto i problemi sono tanti oggettivamente. E dunque le opportunità sono altrettanto elevate, ma ancora di più la soddisfazione di risolvere questi problemi, di creare dei nessi appunto che non siano, perché io vedo tante piccole e medie imprese, la PMI Brianzola Standard che produce a Sedia, a Lissone, gli parli, io nella mia vita precedente appunto lo incontravo e parlavo le opportunità in Senegal, in Ghana, in Kenya, al massimo che sia vogliono vendere ogni tanto, mandare un container e dire ok, tramite Loris se va bene o tramite qualcuno che poi gli combina un pasticcio se va male, avere ogni tanto l'ordine. Bene, cioè serve anche quello. L'Italia, ad esempio, sui macchinari ha un'eccellenza preziosa. Però la vera sfida, io credo,
con l'Africa non è solo l'internazionalizzazione commerciale, il vendere la sedia fatta a Lissone, ma è il produrre in e con l'Africa, anche valorizzando appunto l'aspetto culturale, che l'Africa è come il continente culturalmente più ricco in assoluto. Pensiamo solo alle lingue, nessun continente ha 2000 lingue diverse, nessun continente... Solo in Nigeria quante lingue? 260, mi sembra. 260, ma non sono sicuro. Comunque una ricchezza, una complessità, quindi anche culturale, enorme, che però si può tradurre soprattutto nell'epoca del web, nell'epoca della differenziazione massima e del far risaltare l'unicità di ciascuno di noi, in un paradossale vantaggio competitivo rispetto appunto agli Stati Uniti, dove... Io non sono mai stato negli Stati Uniti, ma mi dico tipo, non esiste il ristorante familiare, esiste solo la catena in franchising praticamente, quasi. Non così, però la maggioranza. Maggioranza. E invece Italia no, e paradossalmente tanti paesi africani credo abbiano l'opportunità di non essere una brutta copia degli Stati Uniti, ma essere magari una come dire, rivisitazione di qualcosa che noi come italiani, appunto, anche con la nostra disorganizzazione, con la nostra anarchia, però abbiamo, che è la creatività, la capacità di inventarci e creare qualcosa di nuovo. Questo per dirvi appunto che da oggi fino al 30 di settembre sono aperte appunto le iscrizioni a quello che è una sorta di circolo per imprenditori. Se il gruppo Valley in Africa Network è una community dove abbiamo studenti universitari, abbiamo ricercatori, cooperanti, e siamo contenti di avere questa ricchezza anche perché ci consente a volte di superare quelle asimmetrie informative che con i contesti africani sono veramente importanti. Quindi quando devi capire come funziona una certa cosa in Ghana, se c'hai della gente che vive in Ghana o che è originaria del Ghana e per qualsiasi motivo è interessata, si può collaborare. Diverso è nel ragionare sui progetti di ciascuno. Ecco, qua infatti ne parliamo spesso e mando anche quasi una provocazione, soprattutto per quelli della diaspora. Ne parlavamo l'altra volta con Abdu, giusto? E con te, ok. La diaspora pavese. Esatto. Perché quello che sentiamo spesso dire è che l'imprenditoria africana inizia o mancanza di qualcosa o per una disperazione, no? Quindi è come se fosse un'imprenditoria di sopravvivenza. Quindi io ho perso il lavoro, faccio l'imprenditore. L'ha fatto Federico, seguo anch'io. Oppure, non lo so, non mi trovo bene in Italia, non mi sento a casa, vado in Africa a tentare con la sorte. Nel senso cerco di scappare e andare in un altro contesto. Però, non è questo il senso del nome, ovviamente. Esatto. E così facendo, quindi, cosa facciamo? Ci autopenalizziamo, perché secondo me manca il nostro potenziale, quindi manchiamo assolutamente con il potenziale, di conseguenza poi manca l'ambizione, e questo porta alla magari all'assenza della creazione di valore. Quindi quello che creiamo sono microimprese informali, quindi la maggior parte degli imprenditori iniziano portando 2-3 valigie in Africa, ma perché lo facevo anch'io, quindi sono da testimone. Anch'io l'ho fatto a lungo, c'è qua qualche testimone, penso, nella parte, certo. Basta dire, beh, vado su e giù, ogni tanto, esatto, mi chiedono delle cose. Esatto, si portano vestiti, scarpe, ovviamente. Pezzi di ricambio, io ho portato delle candele per 4x4 in Sierra Leone. Però questo ovviamente non porta a niente, né a noi né all'obiettivo di creare valore, o comunque sia di arrivare a creare qualcosa di grande che possa comunque sia poi ridarci qualcosa, no? E quindi questo va cambiato, secondo me è una mentalità che va assolutamente cambiata, e quindi lavorare sulla nostra motivazione, perché vogliamo fare, perché dobbiamo partire. E due, aprirci, confrontarci, condividere informazioni, che è assolutamente necessario,
vado in Africa, secondo me è il punto, è il posto più ideale per avere le informazioni, ma anche dei tutor che non si trovano comunque sia, che non riusciamo a trovare dei tutor con una qualità elevata. Quindi secondo me l'informazione è necessaria e parliamo, non dobbiamo aver paura di condividere le nostre idee, perché quello ce lo può rubare, quella ce lo può copiare, no, quello che possiamo fare noi lo sappiamo fare solo noi e siamo unici nel nostro essere, quindi dobbiamo condividere e solo così facendo riusciamo ad avere un feedback, un portafoglio di informazioni che magari ci protegge anche, no? dal perdere o comunque sia da fallimenti vari. Quindi parliamo. Grazie. Poi devo dire che Nalawit ha toccato un tasto che è comune anche agli italiani, perché tutti hanno paura di condividere le idee. Mi rubano l'idea. Mi rubano l'idea. È la cosa che viene detta più spesso da chi si presenta per creare una startup. Io lavoro con tanti startupper e ti chiedono subito: mi firmi l'NDA. Ma la tua idea non vale niente, perché è l'esecuzione quella che dimostrerà se la tua idea può portare soldi. Le idee ce le abbiamo tutti. E una cosa importante però è capire che l'imprenditore è un percorso anche interiore. È un viaggio di crescita personale, perché le difficoltà che uno incontrerà sono tantissime e le affronti da solo. Dicevo nella diretta, l'imprenditore è un ribelle, perché sta fuori dal gruppo. Il gruppo dei pari è quello che cerca di trattenerlo, di dirgli: ma perché lo fai? Se non parliamo a volte delle istituzioni o delle grandi, perché ragionano con ottica strutturalmente differente, ragiona sul conservare la rendita acquisita, ma no, ma abbiamo paura, ma perché devi farlo? Invece chi di noi ha un'idea che vuole realizzare, un'impresa che vuole strutturare, è spinto da qualcosa d'altro, non dal giocare in difesa, ma rilanciare all'attacco. E dunque proprio sulla solitudine mi riaggancio per dire che la mia idea di creare una membership, una sorta... Adesso c'era stato qualche mese fa la domanda se chiamarlo Vado in Africa Business Club o Lab, e di fatto è anche un club, nel senso un circolo. Poi visto che il nostro stile non è quello di dire andiamo a giocare a golf o andiamo, abbiamo detto facciamolo Lab. Ad ogni modo, un circolo dove si possa superare tre problemi. Uno, la solitudine. Solitudine di fare cose qui a Milano, a Roma, a Treviso, a Berlino, ma ancora di più nel fare qualcosa a Dakar, ad Accra, a Nairobi, dove di fatto si è da soli in un mare di questioni, punti di domanda. Poi dall'altro la mancanza di fiducia che spesso c'è con controparti africane, l'assenza di dati, di informazioni certe e dunque la necessità di triangolare sempre informazioni per quantomeno gestire il fattore rischio. Da ultimo i malintesi culturali che affliggono, attenzione, tanto l'italiano che vuole investire in Botswana o in Uganda, quanto l'imprenditore della diaspora senegalese che vuole investire, fare qualcosa col Senegal, e ovviamente anche senegalese che vuole fare impresa in Italia. Tutte e tre in qualche misura devono fare degli sforzi per attraversare le culture, per evitare il cortocircuito che può nascere dal considerare, cioè dal non problematizzare le questioni. Quindi su questi tre problemi io ho pensato così, di creare una sorta di circolo ristretto che avesse degli ospiti di valore, tipo non so chi di voi ha visto Michele Castagnaro settimana l'altra, che è un imprenditore italiano in Kenya da 12 anni, quelle persone più avanti di noi che ci possano insegnare qualcosa, ma non come dei professori che fanno la loro lezione con le slide, eccetera, ma come dei testimoni che condividano la loro esperienza, non nascondano gli errori, le difficoltà, le fatiche, e con cui si possa appunto imparare dall'esperienza, perché io credo l'imprenditoria non possa essere veramente insegnata, ma un po' come uno sport si può al massimo imitare, o come la musica, come l'arte.
Seconda cosa, quindi ospiti, tipo stile masterclass. Seconda cosa, contenuti dedicati, riservati a chi farà parte del Business Lab, che sono opportunità rilevate da una serie di ambassador paese. Abbiamo qui, credo, tra noi Francesco Gastaldon, se non è scappato, che è il nostro ambassador in Sudafrica, giustamente presidia. No, se volete poi scambiare due chiacchiere, lui sarà un nostro ospite, guardate la bandiera, sarà nostro ospite in un futuro meetup, perché oggi eravamo, c'era una concentrazione che avrebbe impedito di mangiare, adesso chiudiamo e andiamo a fare l'aperitivo. Quindi opportunità segnalate dall'ambasciatore paese, bandi di finanziamento, opportunità appunto di sostegno, sempre segnalate da persone, in questo caso sui bandi da Nicoletta Bortoluzzi, con cui dovremo riuscire a fare una live settimana prossima, una persona che da mattino alla sera fa solo quello e che segnalerà le opportunità più interessanti, ma anche metterà in luce per chi sono adeguate, perché il rischio di quel mondo è di perdere un sacco di tempo con progettazione, sperare di vincere un Horizon 2020 come microimpresa e di fatto perdere tempo, che se ci pensiamo bene è il nostro bene più prezioso, ben più del denaro che va, viene. Il tempo invece è una quantità finita e peraltro ignota. Questo spazio è stato creato da un amico, Fabrizio Cosi, con cui andavo ogni tanto a correre al Monte di San Siro, e sì, io respiro il suo spirito anche di creativo e di connettore tra cultura e economia. Lui ci ha lasciati improvvisamente nel 2015 a 50 anni. È un passato da investment banker, aveva lasciato quel mondo per dedicarsi alla filantropia strategica e alla creazione di luoghi di questo tipo. E credo sia un monito a tutti noi di fare qualcosa di buono del tempo che abbiamo a disposizione. Per finire, quindi ospiti, contenuti, eventi di persona riservati. Il primo sarà sperabilmente in un ristorante eritreo, se ce lo trovano a Wit qui a Milano, per una cena internos con un ospite di valore a inizio ottobre. Viaggi, mi piacerebbe, dicevo, andare a Design in Daba magari il prossimo anno, tra due anni. Ci piacerebbe andare in Senegal a fine anno, inshallah, ci stiamo preparando, sempre riservati a chi farà parte di questa membership. Io non voglio diventare un'agenzia di viaggi e fare, preferisco dire, ok, siamo in 30, siamo in 50, ok, da questi partiamo e lavorando con qualcuno che fa solo quello di lavoro, andiamo e facciamo una settimana a scoperta delle eccellenze locali, delle possibilità di investimento in loco, imprese locali eccellenti con cui poter sviluppare nessi produttivi, eccetera. Da ultimo, sconti e promozioni. Africa Affari, ad esempio, al meno 40% per chi farà parte del Business Lab sull'abbonamento. Tutti i voli Brussels Airlines scontati del 25% per le destinazioni africane. Questi sono i primi due. Il mio impegno, e come dicevo, io ci metto la faccia e avete anche il mio indirizzo di casa, potete venirmi e provocatoriamente, dicevo, però, lamentarvi, dire: Martino, io sono entrato e non mi dai valore, mi hai truffato, ti sei preso la Ferrari con i miei 360 euro, perché adesso fino al 30 settembre costa 360 euro più IVA. L'IVA è non dovuta se siete residenti fuori dall'Unione Europea, quindi se siete residenti in Italia sono 439 euro, mi pare. Il mio impegno è quello di dare un valore crescente nel tempo, quindi pagate adesso per 12 mesi, fate parte della membership, il mio impegno sarà aggregare valore sia come sconti e promozioni, che è quello più tangibile e immediato, ma soprattutto come contatti, come consigli e come occasioni concrete per sviluppare il vostro progetto. Con questo, davvero un'aggiunta finale, perché secondo te, Federico, vale la pena far parte di America Business? Vale la pena entrare perché ci sono altri imprenditori come voi o aspiranti imprenditori, e quando si è uniti si è come un pugno, più forti, mentre la mano aperta disperde energia, è meno forte quando colpisce. Perché entrare secondo te? Anche secondo me vale la stessa cosa di quello che ha detto Federico, ma soprattutto vale perché si impara da chi ha fallito, da chi ci ha provato, da chi ha vinto, da chi è arrivato, no? Quindi confrontandosi si può arrivare lontano, da soli non lo so. Grazie a tutti.
Sì, un'ultima cosa, vi ricordo che per entrare è necessario candidarsi, questo perché per due motivi. Uno, vorrei fare in modo che nessuno acquisti questa membership senza che gli sia utile. Ad esempio, se uno è, non so, al primo anno di università e dice sì, mi piacerebbe, però ha in mente di fare la triennale, la specialistica, il master, sarò io a dirgli no, magari è meglio che resti attivo nel gruppo per un paio d'anni, poi quando si è chiarito più le idee, ok, io non voglio massimizzare la quantità degli iscritti, anche se questo ovviamente ha un impatto sul mio portafoglio, voglio massimizzare invece la qualità, anche perché voglio massimizzare il lavoro a lungo termine che si potrà fare insieme, non mi interessa gente che entra, poi dice no, che schifo, ciao, ciao, vado da quell'altro, poi no, vorrei fare questa. Mi interessa gente focalizzata in cui si capisca il valore di lavorare appunto facendo squadra. Seconda cosa, vorrei evitare diciamo mercanti d'armi, trafficanti di droga, di organi e di esseri umani. Non penso ce ne siano qua oggi, nel caso se vi becco prima vi dirò no, non sono la persona giusta, nel senso non vi posso aiutare. Ultima cosa, chi entrerà entro il 30 settembre avrà poi diritto a vita di restare parte di Marine Africa Business Lab a queste condizioni, quindi 360 più IVA all'anno. Anche se il prezzo salirà a breve, entro fine anno salirà a 720 più IVA, in futuro l'obiettivo è portarlo, secondo me vale intorno ai 1000 euro l'anno almeno. Perché lo faccio? Perché mi sono stufato di fare consulenza a realtà grandi che non mi danno la soddisfazione che ho a lavorare invece con chi è all'inizio e con i giovani. La scommessa quindi è quella di rendere più accessibile la mia consulenza, che a una realtà grande riesco a apprezzare con uno o due zeri in più, e metterà quindi a fattor comune, costruendo qualcosa che poi possa consentire al progetto Vado in Africa nel suo complesso di decollare a favore di tutti, poi a favore di chi fa parte del gruppo gratuito, a favore di chi avrà la sua storia raccontata sul sito o con dei bellissimi video che magari faremo insieme a Mara, eccetera. Quindi fare squadra a beneficio di tutti per conoscere, far conoscere il continente africano in Italia e eventualmente, perché no, l'Italia in futuro nei contesti africani, connettere interessi e creare valore, creare in definitiva secondo me anche felicità. Se avete domande, dubbi, io sono qui, intanto diamo via l'aperitivo forse. Faccio un po' con le cose, ma almeno il prossimo fatto.